una sconfitta che chiude una stagione penso possa essere definita comunque molto positiva, anche perché ve la siete giocata alla pari con una cosa imbarazzata del campionato. Sì, una sconfitta che come tutte le sconfitte danno fastidio, però come ho detto in precedenza, io per quest'annata ai ragazzi posso fare solo dei grandi complimenti. Essersela giocata alla pari, penso, con una squadra forte, una squadra costruita praticamente quasi con l'obbligo di vincere tutto, penso che sia merito dei ragazzi, della crescita che hanno avuto quest'anno. Poi è chiaro che alla fine la partita tra virgolette si rompe e rischi, come abbiamo fatto, di prendere gol in ripartenza, però finché siamo stati nella partita, finché abbiamo cercato comunque di proporre il gioco che è tutto l'anno che proponiamo, cercando di partire dal portiere, penso che abbiamo giocato alla pari con una squadra appunto fortissima. Volevo chiederti anche la scelta di Damiani, è stata una scelta tecnica, oppure il ragazzo aveva qualche problema fisico che non gli ha permesso di giocare? No, sono tutte scelte tecniche. Chi ha giocato al posto di Samu ha fatto una gran partita, perché Bellini ha fatto anche il gol del pari. E sono tutti ragazzi che dall'inizio dell'anno meriterebbero tutti di giocare sempre, solo che poi devi fare delle scelte e ti trovi in difficoltà quando arrivi alle finali e non li puoi portare tutti in panchina anche per dargli un giusto premio per gli sforzi fatti durante l'anno. Però per risponderti, tutte scelte. Giudizio sulla prova di sì, ma loro sono due ragazzi intelligenti, sono due ragazzi che si sono messi a disposizione mia e dei compagni, hanno interpretato la partita nel modo giusto. Poi chiaro, è tanto che non giocano, la condizione non poteva essere delle migliori, però finché ne hanno avuto hanno fatto una gran partita e ci hanno dato una grossa mano, e per questo li ringrazio.